Purtroppo sono scoppiato negli ultimi 2 chilometri. Mi sono fermato dopo 1,5 chilometri. Però sono contento, l'ho fatto forse a 3,51. Comunque sono riuscito a accelerare dopo il medio. Però poi scoppiato, sono al 29esimo chilometro adesso e inizio ad essere stanco, molto stanco. Adesso qualche chilometro di defaticamento fino alla macchina. Sono distrutto, felice ma distrutto. Buongiorno a tutti, domenica mattina, giorno di lungo, e oggi vi porto in un allenamento abbastanza impegnativo. Non so se riuscirò a portarlo a termine. Lungo preparazione maratona, farò la prima parte delle ripetute in soglia, poi una parte di ritmo medio e poi tornerò a fare qualcosa in soglia. Ve lo spiego meglio tra poco. Fa freddissimo questa mattina, sono i giorni dove è arrivato il freddo forte. E speriamo che il tempo regga, di giù sta piovendo, l'ultimo lungo dove vi ho portato pioveva e niente ragazzi, iniziamo lungo di qualità, preparazione maratona, speriamo di portarlo a termine. Detto sinceramente non sono stato bene questi ultimi giorni e va bene, non perdiamo tempo, iniziamo il riscaldamento, andiamo via. 1, doppio orologio. Ok, adesso faccio una prima parte di riscaldamento a 3 km lenti, 5 lunghi da 100 metri e poi inizio la parte dura, vera e propria. Buongiorno! Ciao! Ciao. Quasi finito i miei 5 km di riscaldamento e adesso farò 2 ripetute da 2 km ciascuna in soglia 0,4 con recupero 1 km da 0,2. In questo allenamento in particolare guarderò la potenza e non la frequenza cardiaca. Vedete che bello? Speriamo di portarla a casa perché è la prima volta che faccio questo allenamento sinceramente e poi sono stato male tutta la settimana con influenza, tosse, raffreddore e infatti l'ho rimandato di un paio di giorni perché non lo potevo fare nei giorni passati, stavo troppo male. Ok, tra poco si parte, prima ripetuta e dopo le ripetute farò 15 km ritmo medio, almeno ci proverò, ritmo maratona e poi altri 2 km in soglia finali. Ci riaggiorniamo tra poco. Vado. Ripetuta in soglia appena fatte, ho fatto i 2 km a 3,47 al chilometro circa, tutte e due ripetute e un po' i polmoni che danno fastidio dall'influenza dei giorni passati, non sto ancora al 100%. Adesso 500 metri di recupero e inizio i 15 km ritmo medio sperando di portarli a termine, vediamo. E il fatto di portarvi con me è anche per me uno sprono a fare meglio, ad impegnarmi. Ok, mancano 200 metri da partire e perché questo allenamento molto rapidamente a uno per allenare anche la soglia, è un richiamo di soglia. 2, stanchiamo le gambe con la prima parte, ho fatto 10 km adesso, stanchiamo le gambe
e poi il core dell'allenamento di oggi è il ritmo medio che devo fare adesso, e quindi ora inizia l'allenamento vero e proprio. Quello che ho fatto fino adesso era un riscaldamento, e quindi serve per allenare la resistenza, abituare le gambe a correre a ritmo medio con le gambe stanche. È un qualcosa che utilizziamo spesso con i nostri allievi più bravini. Mi raccomando, non lo fate se non state proprio in formissima. Ok, devo partire da poco. Ok, via. Adesso faccio 7 ad andare e 7 a tornare. Andiamo. Al giro di boa, appena fatto quasi 8 km ritmo medio, wow, 4,04 di media. Come potenza sono in Z3 ritmo medio, mentre come frequenza cardiaca sono scoppiato, sono in soglia Z4, e in poche parole è come se avessi fatto la partenza di una gara troppo veloce e poi uno a un certo punto scoppia, e nell'allenamento di oggi è voluto. Vediamo se riusciamo a reggere fino alla fine altri 7 km, non lo so, ci proviamo. Andiamo. Ultimo chilometro, 14° ritmo medio, le gambe bruciano, battiti 165, oh mamma, passo medio 4,04, forza, oh mamma, finiti 15 km, non pensavo, 4,04 di media, alla fine avevo battiti in Z5 a 177, non lo so, scoppiato. Adesso recupero un chilometro e poi dovrei fare altri 2 km in soglio. Comunque vi faccio tirati come posso, quello che viene, non lo so. Oh mamma, oh mamma. Però sono contento che non sono calato con il ritmo e ho tenuto il medio per tutti i 15 km almeno come potenza. Ok, andiamo. Buongiorno. Dovrei finire con un totale di 32 km. I 2 km adesso non so come farò. Spero di non prendere, ecco, lì giù sta piovendo. Purtroppo sono scoppiato negli ultimi 2 km, mi sono fermato dopo 1,5 km, però sono contento, l'ho fatto
forse a 3,51. Comunque sono riuscito a accelerare dopo il medio, però poi scoppiato. Sono al 29esimo chilometro adesso e inizio ad essere stanco, molto stanco. Adesso qualche chilometro di defaticamento fino alla macchina. Sono distrutto, felice ma distrutto. Andiamo. Eccoci ragazzi, oh mamma, allenamento finito, alla fine ho fatto 32 km totali, a 30 ho stoppato l'orologio e volevo fare 7-8 km, arrivare a 38 visto che comunque nel lento stavo bene e allungare un po' la distanza, però mi sono fermato dopo 2 km perché i battiti erano stranamente molto alti, quindi non voglio esagerare, vengo da un'influenza, è già tanto che sono riuscito a portare a termine l'allenamento. Uff, esausto, però la cosa buona è che avrei potuto continuare a correre. L'unica cosa, questi battiti alti, adesso non so se il Polar Verity Sense stava rendendo male oppure se ero semplicemente scoppiato. Però comunque sono contento di averlo portato a casa, ho fatto tutto come dovevo fare tranne l'ultima ripetuta da 2 km dove sono scoppiato un chilometro e mezzo, ma lì era anche di testa, battiti altissimi a 185, non lo so, non stavo benissimo, battiti alti fin dall'inizio, però va bene, zone di potenza rispettate e allenamento tosto, ogni tanto bisogna faticare ragazzi, cioè bisogna farsi il mazzo, non mi andava di allenarmi, faceva freddo, non stavo bene, mille motivi per non fare questo allenamento, però mi sono forzato ad uscire, altrimenti non so quando l'avrei recuperato, e ogni tanto dobbiamo farlo, ecco, non tutte le ciambelle vengono con il buco, non tutti gli allenamenti sono bellissimi e con il sorriso bisogna faticare. Questo era il mio lungo in direzione maratona di Siviglia e contento, sono un po' più lento rispetto ai tempi della preparazione di Firenze, però dai, c'è ancora un mesetto, tra 4 settimane, va bene, mi cambio, non voglio prendere freddo, ragazzi andate a correre e ogni tanto bisogna faticare e fare anche quello che non ci va di fare. Ciao ragazzi, buone corse a tutti.